Ok, ciao ragazzi, sono sempre il Rosario e le sue cose. Passando e spassando in giro per la città, ho trovato un negozio e ho trovato anche questi aggeggi favolosi da montare sulla bici Windeco B20. Ora vi faccio vedere. Guardate, sono sempre io, Rosario e le sue cose. Iscrivetevi al mio canale, che tanto non mi offendo. Ciao, guardiamo il tuning che continua sempre più. Ciao! Allora, guardate un po' cosa le ho montate e cosa ho trovato in questo negozio. Praticamente tutto il kit, stop, frecce, tutto a LED, col catarifrangente. Qui praticamente abbiamo il comando che pilota tutto. Adesso vi faccio vedere. Poi le ho messo anche il contachilometrino. Ok. Pensate che ho provato questo contachilometrino qua, questo è wireless, non ha i fili, ok? Con il GPS sgarra di pochissimo, pazzesco, quindi questo qui ve lo consiglio proprio. Questo, ripeto, non ha fili, è wireless, guardate. Va montato qui, questo va montato qua, vedete il sensore, e poi il sensore lì, la calamitina l'ho montata con delle fascettine. Ok? Qua le ho messo anche un'altra luce, almeno giusto per risparmiare un po' di batteria, comunque tiene tanto. Allora, adesso vi faccio vedere il tutto. Io questa bici la sto continuando ad usare, l'ho usata anche l'altro ieri e devo dire che non vi dico le balle, ovviamente. Andando alla velocità di 15 all'ora, 15, 16, 17 all'ora, pensate, questa bici, pur avendo la batteria da 6 ampere, mi ha consumato praticamente, ho fatto quasi 20 km. Guardate, sono arrivato a casa ed era ancora qua la batteria. Ma la cosa bella è che anche se la batteria scende qua a 2, la coppia rimane uguale, cioè pazzesco. Cioè non è che diminuisce l'intensità della coppia, no, no, anzi, è la stessa cosa, quindi è una figata. Poi ovviamente ho anche un po' tirato, eh. Questa è piccola, pratica, comoda, però è una figata pazzesca, veramente. Allora, vi faccio vedere. Adesso vado ad azionare le frecce, guardate, ovviamente questo apparecchio che poi è collegato qui, ok? Questa rotellina serve anche per cambiare tutti i tipi di suoni, sia delle frecce sia del clacson, guardate che roba, sentite che roba, cioè, pensate che roba. Accendo le luci, come potete vedere ho acceso un'intensità di luce, poi se si preme cambia, intermittenza. Adesso è giorno, ma credetemi che fa una luce pazzesca. Forse non è fissa. Ok, pensate le frecce. Guardate, questo è il comando delle frecce. Ok, ora vi faccio vedere. Guardate che fa una luce mostruosa. Adesso perché il beep è quando avete inserito la freccia. Mettiamo l'altra freccia. E la cosa figa è che praticamente voi con questa rotellina potete cambiare l'intensità e il suono. Guardate, adesso c'è questo, che è fortissimo. Io vado a girare la rotellina, giro ancora ed è veramente fortissimo, pazzesco.
ce n'è ancora altri, Cioè, assurdo, E così via. Ovviamente qui avete il LED che vi fa praticamente indicare che le luci sono accese, o sia intermittenza o quant'altro. Guardate qua. Vedete adesso perché... Quindi adesso sono le luci fisse di dietro, come potete vedere. Quindi il LED vi indica che sono fisse. Non si muove il LED, è la telecamera che fa così. Poi se vado a cambiare e a intermittenza e a intermittenza, ok, se vado a cambiare ancora il lampeggio, quindi comunque siete sempre e sapete sempre in che luci vi siete collegati. Se schiaccio nuovamente, quando lampeggia così, lampeggia anche di dietro. Guardate. E così via. Ok, se lo vado a spegnere, almeno avete sempre sott'occhio se vi va, se vi vanno le luci di dietro. Pensate, costa veramente una fesseria, io l'ho pagato 5,90 euro o 6 euro e pensavo che non funzionasse, o magari sono quelle proprio cinesate pazzesche, invece no. Poi guardate come l'ho fissato, io ho fatto una staffa, vedete questa staffa, se si vede, l'ho piegata e il gioco è fatto. Se no lo potete mettere anche qua con le loro staffettine di plastica, però non mi piaceva, qua almeno è bello fisso, non si muove più. Bene, comunque vi ripeto, la bici va veramente bene, non c'è trucco, non c'è inganno, e come dico sempre io non lavoro per queste aziende, io le cose le compro io e mi diverto a recensirle, che sia chiara, magari fosse così, però comunque un prezzo molto vantaggioso, anzi adesso è ancora scesa, quindi... è calato ancora di più questo prezzo di questa bici qua. Ah, poi un'altra cosa, se nel caso quando l'andate ad acquistare Windgo o Monway, è la stessa cosa, è la stessa casa costruttrice, la stessa azienda, quindi non vi spaventate se qui al posto di Windgo c'è scritto Monway o viceversa, è sempre la stessa bicicletta, sempre la stessa fabbrica, ok? Bene. Poi nei commenti fatemi sapere se vi piace. Comunque è molto cinesata veramente, però è tutto funzionale, quindi va benissimo. Ok, questo è tutto. Ripeto, è una bella alternativa, perché fa comunque tanti chilometri. Io non pensavo che facesse tutti questi chilometri. Ok, quindi sono super soddisfatto. E poi va molto bene. Bene ragazzi, ora vi saluto, mi faccio un giro con le mie nuove luci, almeno avrete sia le frecce, sia le luci, queste vanno a batteria e qua dentro si mettono due pile, non le stilo quelle piccoline, quelle un po' più grandi, però sono tutte a LED, quindi ripeto, il cicalio anche lo potete cambiare, ok? Vedete? Freccia. Bene, ovviamente il link di questo apparecchio non ce l'ho perché il negozio si chiama Shunfan, ok? Quindi se poi riuscite a trovarlo su eBay o se magari riesco a trovarlo io su eBay ve lo mando se vi interessa, ok? Ok, questo è il tutto. Bene, ovviamente come dico sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi piace va bene lo stesso. Fatemi sapere i commenti, cosa ne pensate e basta, sono sempre io Rosario Le Cose. Iscriviamoci sempre al mio canale, tanto appunto è gratuito, e come diceva il vecchio Corrado, ne vedrete ancora delle belle. Ciao e a presto.